Ciao, io sono Emanuele, benvenuto in questo nuovo video. Oggi parliamo di come rimuovere le bolle d'aria nell'insulina, o per meglio dire, dalla penna. Comunque, io sono Emanuele, sono diabetico tipo 1 da più di 15 anni e sono uno studente di medicina. Ma veniamo subito a noi. Innanzitutto, come si rimuovono le bolle all'insulina? Allora, quando ero piccolo io, mi è stato diagnosticato il diabete intorno all'età di 5 anni, trovi un video sull'esordio in alto a destra. Dicevo, quando è stato diagnosticato a me, si usava ancora avere una siringa e adesso non ce li ho più, visto che non te le danno più, e un contenitore circa così di vetro dentro il quale c'era l'insulina, tu la dovevi tirare fuori, avevi proprio una siringa dove tiravi fuori, c'erano le tacchette sulla siringa per capire quanta unità stavi facendo e in base a quello poi tu facevi l'insulina. Capitava che nell'aspirare, perché dovevi tirare sull'insulina e si iniziano a creare delle bolle d'aria. Per rimuovere queste bolle d'aria lì era molto più semplice, cioè bastava capovolgere la boccetta con l'insulina, magari metto una foto per renderlo tutto più chiaro o un breve video. Una volta capovolta prendevi la siringa, adesso non ne ho più perché ormai non le danno più da circa 8 anni, credo, una decina comunque, e si prendeva la siringa, si aspirava esattamente la bolla e poi la si faceva uscire. Ora, questa cosa, dato che ci sono le penne che sono già assemblate, le prime penne mi ricordo, madonna, sono un po' più vecchio per ricordarmi queste cose. Comunque, le prime penne, non ne ho più così, erano penne in cui si poteva smontare la capsula contenente l'insulina ed era cambiabile questa cosa. Quindi in realtà, tutto sommato, si poteva quasi fare queste cose, avere le siringhe da parte. Ora che sono preassemblate, quindi tu non puoi svitare la cartuccia contenente l'insulina, come si risolve questa cosa? Vado a prendervi una penna e torno. Eccomi tornato con la penna. Allora, come vedete, questa penna normalissima, qua una volta si poteva svitare e lo stantuffo che spingeva fuori l'insulina si premeva in giù e si metteva successivamente la capsula nuova. Quando intendo capsula, intendo la porzione che sta qui, che è l'insulina. Ora, in questo momento, non so se si nota, ma qua non ci sono bolle, quindi ne cercherò un'altra in caso, magari dove ho bolle, per farvi vedere come si rimuovono. Comunque, in questo caso, si cerca di mettere la bolla il più vicino possibile all'ago, qua sopra. Successivamente si carica un po' di insulina e la si spreme fuori, facendo in modo che la punta inferiore dell'ago che c'è qua dentro, questo ago qua che fa l'iniezione, questo qua, possiede sia un ago sopra che un ago sotto, cioè l'ago sopra, quello che voi immettete all'interno del vostro corpo per poi far partire l'insulina, mentre ve ne è un altro all'interno che serve appunto per raccogliere l'insulina, è forato e quindi permette quindi poi che voi possiate farvi effettivamente l'insulina. So che detto così è un po' semplicistico, ma in realtà è molto molto semplice come procedimento da fare. E magari le prime volte potreste magari avere un attimo qualche difficoltà, però si impara veramente in poco tempo a sistemare questa cosa e a sistemare questo problema. Cioè, immaginate che ci sia una bolla qua, cioè non so se si veda, spero sia a fuoco, vabbè, in caso poi ne aggiungo un'altra parte, una bolla qua. Girate qua sotto, caricate qualche unità in modo tale che la bolla vada e cercate di spostare, di muovere l'insulina in modo che la bolla vada esattamente sotto dove c'è l'ago, questo che sotto al tappo, poi premete e uscirà fuori l'insulina insieme alla bolla d'aria. Spero che questo video ti sia stato d'aiuto, se è così lascia un mi piace, un commento e ti ricordo di iscriverti sempre al canale, che è cosa buona e giusta, e poverino, sono un malato cronico che sta male, quindi suona, fai la tua buona azione quotidiana. E io ti ho detto tutto e se il video ti è piaciuto ci vediamo al prossimo video. Ciao! If there is a large air bubble, turn the dose knob in a clockwise direction until the dose display is set to 25. Slowly remove the blue needle shield and throw it away. Be careful not to poke yourself with the needle. With the needle pointed up, tap the top of the pen with your finger until the large air bubbles rise to the top. Once this occurs, slowly press the dose knob as far as it can go, then release. After you expel the air bubble, replace the needle tip with a new one. To do so, recap the needle using one hand.
Push the cap against a flat, hard surface until you hear a click, indicating the cap is secure. Unscrew the old capped needle and dispose in a safety container, then replace with a new needle as explained earlier.